Bella ragazzi, come state oggi? Qui per voi un super top secret. Mi sono infiltrato negli studi della Treyarch. Ok, basta. Beh, già sto dicendo cazzate. Comunque, sulla community italiana, diciamo, non ho visto nessun video riguardante questo nuovo pacchetto mappa di Call of Duty Black Ops 2, ovvero Revolution, che vedete ora la locandina rilasciata dalla Treyarch. E sinceramente ho pensato più che altro di parlarne con voi. Ok, vediamo queste 5 mappe più un bonus che forse avete già capito cos'è, ma io ho un po'... Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, cominciamo subito da Hydro. Allora, sinceramente, Hydro, a me la prima impressione che mi ha dato dei palazzi di dietro sono dei palazzi simili a quelli di Folle, non so se vi ricordate. In ogni caso, anche dalla tuta del nemico, cioè la tuta del tizio che sta sparando, mi sembra una mappa principalmente ambientata in un posto ex sovietico, ovvero queste mura molto grigie, dure. Comunque passiamo avanti. Grind è la mappa che sinceramente mi ha destabilizzato più di tutte. Cioè, a parte che i soldati fanno skateboard. Skateboard? Ma che cazzo? Comunque, la mappa mi ha destabilizzato di più perché, comunque, come vedete, è ambientata in una pista ciclabile e sembrava più, cioè a me è sembrata una mappa di un videogioco tipo quelle cagate tipo Tony Hawk, vabbè, non ci ho mai giocato, però quei giochi di skateboarding, mamma mia, come parlo inglese, vabbè. E niente, perciò non ho molto a dire, probabilmente sarà ambientato in un paese come gli Stati Uniti, tipo Los Angeles. Ora passiamo a Die Rise, che molti aspettavano forse, perché è l'unica mappa esclusiva su Call of Duty Black Ops 2 di questo pacchetto mappa, che è una mappa zombie. Intanto vi dico che col sangue che vedete ai lati e il retroscena dietro, sinceramente a me ha dato l'impressione del terremoto del Giappone. Perché i palazzi spaccati? Ma questa è solo una mia impressione, infatti non credo che il Giappone sia messo di mezzo in una cosa del genere. Comunque probabilmente sarà ambientato in un... sempre in questo retroscena un po' americano o forse cinese. No, più che altro americano, perché nella storia probabilmente era attaccata solo l'America. E quindi niente, non c'è niente da dire. Vediamo solo gli occhietti da Creeper. No, vabbè, a parte le cazzate, un po' gli occhietti di questo zombie che ci vuole afferrare e niente, l'unica mappa zombie. Passiamo avanti con Downhill. Downhill, attenzione, attenzione, la prima mappa sulla neve, credo, non gioco tanto a Call of Duty Black Ops 2, però che credo sia la prima mappa di questo videogioco sulla neve. Sinceramente, vabbè, la neve della Treyarch non è cambiata assolutamente, a me mi ha dato anzi l'impressione di, non so, una mappa tipo Summit. Quelle mappe, oppure se avevate scaricato, mi sa, il primo DLC, c'era una mappa ambientata in Germania. Ora non mi ricordo sinceramente come si chiamava, però mi ha dato l'impressione di quella mappa assolutamente. In ogni caso, una mappa ambientata sulla neve, su un paesaggio innevato, perciò forse una mappa in un paese sovietico, tipo la Russia. Boh, non lo sappiamo. Comunque, passiamo avanti. L'ultima mappa, Mirage. Mirage è sicuramente ambientato in un paese asiatico come la Cina, come vedete dalle tipiche case di questo popolo, ma soprattutto, come vedete dall'arma che tiene in mano questo super soldato, è la stessa arma che vedrete accanto, il Peacekeeper SMG. Ora, mi sa che ho tagliato anche il nome, però fa niente, ve lo dico. In ogni caso, questa mappa non c'è nulla da dire, l'unica, forse l'unica mappa ambientata in Asia e boh. Forse magari sarà una mappa un po' più grande? Speriamo. In ogni caso parliamo del Peacekeeper SMG, che farò sicuramente con guida alle armi, ma tra un po' di tempo. Quindi abbiamo visto un po' questo pacchetto mappa, un po' in tutte le sue forme. Almeno ho voluto dare un'interpretazione io. 5 mappe più un'arma bonus. Spero che il video vi sia piaciuto e arriviamo quindi al termine del video. Spero il video vi sia piaciuto anche per l'originalità, nessuno aveva detto. E quindi mi sono andato un po' a trovare io tutte le informazioni. Perciò vi invito a iscrivervi al canale, vi invito a non perdervi i prossimi video e mettere un bel like almeno per l'impegno. Quindi ci vediamo al prossimo video e bella a tutti ragazzi, ciao!